Per questa puntata di Riconosciamoli ho il piacere di avere come ospite Roberta Faccani. Ciao Riccardo e buonasera a tutti. Sigla! Roberta, ben arrivata, come stai? Molto bene, come mi trovi? Taddio, benissimo. Anche io te. No, ti ringrazio. Felice di essere qui. Ti ringrazio, so che hai fatto un viaggio per venire, ne sono veramente contento e onorato. Ma ero qui nelle Marche, quindi siamo... abbastanza vicini. Dirimpettai. Roberta Faccani. Allora, aiutami, Cantante. Orbene, ci siamo. Cantautrice. Cantautrice. Produttrice, performer di teatro, vocal coach, discografica, perché produco anche per la mia etichetta, dei giovani. Vabbè, ho avuto tanto di quel tempo con la gavetta che ho fatto. Parliamo di una carriera ormai di... Ho cominciato nell'88, fai i conti tu. No, è meglio di no, sono tantissimi anni. Sono tantissimi anni, davvero. Però sembra che una ragazzina. Ah, meno male, vedo che il trucco funziona. Roberta, senti. Racconta a tutti brevemente la tua carriera. Tu parti? Io parto da una cittadina anconetana, Ancona, capoluogo di Regione Marche, dove davvero negli anni 80, fine anni 80, non c'era molto per chi volesse così calcare un palco e pensare professionalmente a una carriera nella musica, comunque nell'arte. Nasco da una famiglia di un calciatore e una mamma che si occupava dei figli, sai, quel tempo... Le mamme erano mamme allora, non più come adesso, Bravissima. Lo so. E quindi, sai, io ho dovuto farmi tutta da sola. Sono un autodidatta, poi ho cominciato a studiare molto più in là, quando ho dovuto varcare degli step che altrimenti non avrei potuto varcare. E ho cominciato come tutte quelle che amano cantare davanti allo specchio con la mi viene da ridere, con il bastone della scopa piuttosto che con la spazzola per i capelli, cantavo su questi dischi tutto il giorno, invece di andare a giocare con gli amici io cantavo, recitavo, parlavo da sola, mi facevo le interviste, entravo nei miei "ma con chi parli", ecco quelle cose lì. Fantastico. Sì, una mezza matta. Cioè, una carriera per poi arrivare fino a Sanremo e addirittura vincere. Sì, ma prima di Sanremo io ho fatto... No, non ho vinto Sanremo, sono arrivata terza. Beh, con comunque Mattia Bazzà. Sei una vincitrice. Ma, i sì. Primi tre sono considerati vincitori di Sanremo. Ok, però c'era una categoria gruppi, non diciamo cose che poi non... No, no, certo. Detto questo, prima di arrivare ai Mattia Bazzà a Sanremo e poi tutto il resto che ho fatto con grande piacere anche dopo... Ho fatto, penso, 15-16 anni di gavetta, con tante esperienze in mezzo, il teatro mi ha formato molto, però ho cominciato dal piano bar, poi ho fatto le serate, quelle un pochino più importanti, nei gruppi un pochino più importanti, soprattutto tanta gavetta con i musicisti e quindi una possibilità enorme di conoscere repertori e mondi diversi. Tanto live significa jazz, rhythm and blues, soul, funk, acid jazz che negli anni 90 ricorderai andava per la maggiore, rock perché sono di matrice rockettara. E soprattutto mi sono acculturata di musica per poter, come dire, aprire il cervello a 360 gradi. Poi la vita mi ha portato a fare delle cose pop. Ma forse non tutti lo sanno, il mio sogno sarebbe stato quello di lasciare l'Italia e andare a vivere in America, dove era la mia musica preferita. Ho perso una madre troppo giovane e mi sono dovuta occupare anche della mia famiglia. Ho capito. Senti, qual è il genere musicale che sotto la doccia cosa canti?
Io canto ancora Chaka Khan. And that Pacora! Cioè, se canti così poi il cantante che abbiamo qua, il nostro Anna del Rosso. No, ma poi bravissimo, lo conosco, lui, ne parleremo. Lui... Che ti devo dire, tutto ciò che è il soul, rhythm and blues, le grandi voci nere sono quelle con cui mi sono formata, però anche il rock Toto, Genesis, Police. Guarda, proprio giorni fa riascoltavo tutta la storia di Phil Collins dei Genesis e penso che io appartengo a quella tipologia, ma di cuore lo dico, di mondo lì. Poi ho amato tante cose italiane, perché noi siamo italiani e ci sono delle bellissime realtà che hanno fatto, insomma, il perno anche in questo senso dentro di me. Non posso che ricordare la grande Mina, che comunque è la più grande cantante italiana di tutti i tempi, non c'è nulla da fare, e oltre. Mia Martini con un certo repertorio, la stessa Loredana, perché il rock mi ha veramente molto colpito. Però se ti devo dire la sincera verità, il mio cuore appartiene a un certo tipo di rock americano, soprattutto della costa losangelina, quindi i Toto, quel mondo lì degli anni 80, dove c'era un sound molto particolare, dove si suonava veramente tanto e non c'erano le cose finte, no? Si suonava, si creava, si arrangiava in una certa maniera. E paradossalmente, Riccardo, io sono una cantante, nasco con la voglia di cantare, ma mi sono sempre comportata, pur non essendo una grande strumentista, metto le mani un po' dappertutto, ma molto male, però mi sono sempre considerata una musicista, perché ho ascoltato la musica non tanto da cantantessa che deve stare sul palco e esibirsi, quanto da musicista, perché ho vissuto con i musicisti, mi sono formata con loro. Sono affascinato. Riesci, sei riuscita quasi a zittirmi, che non è facile. No, perdono, no, se mi lasci parlare. No, io ti lascio andare. So che insomma, no, perché è bellissimo. Da dire. Esatto. Senti, però diciamo che la notorietà sì. È arrivata quando hai fatto parte dei Mattia Bazzar. Sì, però prima di questo ho fatto tante esperienze teatrali e soprattutto c'è stato un momento nella mia vita in cui dovevo uscire come cantautrice già negli anni 90, però fu censurata la mia prima canzone, che si chiamava Rido, scritta da me e da Livio Visentini, che era l'autore con cui collaboravo al tempo, ex cantante di Ligia, guarda, lo stanno mandando, e fu censurato perché era molto osé. Ero una cantante di rottura, nel senso di rottura di scatole per evidentemente una certa situazione televisiva, ancora un po' bigotta. Due mesi dopo uscirono le Tattoo con lo stesso imprinting. No. Allora dissi, beh, forse ero un po' troppo avanti. E questo è il pezzo Rido, che parlava di bisessualità in tempi non sospetti. Ma è uscito poi questo pezzo? Oppure... È uscito tra l'altro con la Sony Music, però un'etichetta importantissima. Sì, 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 però l'album fu bloccato e non ho mai saputo per quale motivo non è mai stato messo fuori. E ci rimanemmo molto male, io e l'allora Mario Lavezzi, che fu il mio primo produttore, conosciuto al CET di Mogol, dove mi sono diplomata nel 94, interprete di musica leggera. Però da lì in poi mi sono buttata sul teatro molto casualmente. Molto casualmente ho conosciuto il maestro Pavarotti attraverso delle audizioni. Ho fatto 5 audizioni e il mio primo musical è stato Renta. Eccolo col maestro davanti, proprio a casa sua eravamo, con il cast che è stato scelto proprio da lui in casa. Abbiamo fatto l'ultimo provino dopo estenuanti provini e siamo stati a Broadway per 21 giorni, dove abbiamo visto Rent originale, che era il musical di Jonathan Larson, molto moderno per l'epoca, e ho debuttato nel musical, che mi ha aperto un mondo della recitazione. Io amo molto i musical. Anche io, tantissimo. È una delle cose che preferisco, è il musical. Però Ricky, ti posso assicurare che non l'avrei mai fatto se non ci fosse stata questa opportunità. Sei la prima che mi chiama Ricky. Ricky, ti piace Ricky? No, molto, io mi chiamo Ricky effettivamente. Ah, vedi? Però sei la prima che mi chiama Ricky così. Mi piace Ricky, mi piace il veggettivo diminutivo. Sì, no, come si dice? E quindi Rent per 2 anni con Maestro Pavarotti, la produzione, Nicoletta Mantovani, allora compagna, 2 anni incredibili da teatro.
e poi ancora con i Pooh. I Pooh che mi hanno voluto insieme a Saverio Marconi per la Compagnia dell'Arancia in Pinocchio, che è stato il primo esperimento. Ecco, guarda, io ti ho portato questo articolo perché non so se si può zoomare su una didascalia. Loro dichiarano una cosa molto bella nei miei confronti. Noi non diciamo spesso i nomi di tutte le cantanti che lavorano con noi, ma Roberta Faccani canta da Dio ed era ancora una perfetta sconosciuta e mi hanno portato fortuna perché un anno dopo sono entrata nei Mattia. Quindi ecco, stiamo un po' sforando i tempi, ma sì, è importante saperlo, perché voglio sapere come hai fatto a entrare nei Mattia. Con un'audizione, cercavano una nuova cantante, lo venni a sapere da Franco Sasano, che era un autore importantissimo in quegli anni, lo è tutt'oggi. Eccomi qui a Sanremo e mandai un CD. Mi ascoltarono, mi chiamarono a Milano a fare un'audizione e lo stesso giorno fui scelta come nuova cantante di Mattia. Perché hai questo timbro che ha sempre un po' contraddistinto il genere Mattia Bazzar? No, tutt'altro, io ho proprio un timbro completamente agli antipodi, perché le cantanti tipo Antonella Ruggero, la grande Antonella, Silvia Mezzanotte, si sono contraddistinte sempre per quella voce un po' da usignolo, in gergo quasi soprano rossiniano, no? Quindi con registro di testa molto spinato, sto andando nel tecnico. Io sono un soprano drammatico lirico e una voce molto più grande. Mi scelsero perché era la loro intenzione virare artisticamente verso un altro tipo di scrittura, di vocalità, e infatti è nato Grido d'amore, con cui arrivammo a Sanremo, che fu un momento molto bello, perché lavorare insomma, con una grande orchestra, vedi, io penso sempre subito al suono live con i musicisti, una grande orchestra che ti accompagna, un pezzo straordinario, essere nei Big a Sanremo dopo tanta gavetta, non è stato mica male. La stessa gavetta, che sa che questo format abbiamo un cantante che dedica una canzone all'ospite. Ah, ma certo! Esatto. E lui di gavetta faceva tantissima, perché noi il nostro obiettivo è quello di portarlo ad un'edizione sanremese. E dobbiamo portarlo, ormai ci siamo fissati che deve andare a Sanremo, Andrea Del Rosso. Andrea, ciao, penso che tu sei contentissimo oggi. Oggi hai la possibilità di avere una vocal coach che, insomma... Io sono onorato, buonasera Riccardo, buonasera Roberto. Ma io conosco Andrea, conosco sua sorella Erika, che è stata una mia bravissima vocalist, che saluto con grande affetto, auguro a lui tutto il meglio e vabbè, io lo conosco, gli voglio bene, ma so adesso che adesso devi dimostrare quello che vali, perché questo è un momento importante della tua vita. Questo sì, è il punto più alto della mia carriera. Esatto, oggi. Il punto della tua carriera. Dai, me lo dedichi questo pezzo. Sì, ti dedico, appunto, si parla di grido d'amore, io ci provo. Poi con la speranza che ti possa piacere e possa piacere sarai al pubblico, bravissimo. Riconosciamo. Buon ascolto, grido d'amore. Devi dirlo che mi ami, devi dirlo che mi vuoi, voglio credere in un bacio, dimmi ancora, ancora. Devi dirlo dolcemente, devi dirlo che mi vuoi, non lasciarmi naufragare, dimmi ancora tu mi vuoi. Il tuo corpo è come un fiume che accarezza la città, questo mio grido d'amore ormai limiti non ha, il tuo sguardo è come un canto, mi confonde sempre più, ma non dirmi che non senti la magia di quei momenti, quando il mondo siamo noi. Devi dirlo dolcemente, che mi vuoi, come il vento dall'Oriente, mi confondi e te ne vai, devi dirlo che mi ami,
speciale. Questa vita siamo noi. Tutto il mondo in un istante, tutto il mondo siamo Partiamo con questa seconda parte. Roberta, ti ha dedicato la tua canzone, Andrea, dammi un giudizio. Ma guarda, giudizio tecnico, lui è veramente molto preparato, ma io già lo conosco, tecnicamente è a postissimo, anzi ha un gergo, dei melismi che sono proprio un bijou. Bravo. Bene, grazie. Quindi lo possiamo lanciare? Assolutamente sì. Quindi dobbiamo decidere, o ti lanciamo dal quinto piano, Andrea, o ti lanciamo per Sanremo. Uno dei due, l'anno prossimo te la giochi, eh? Da qualche parte arrivo, insomma. Esatto, importante arrivare. Roberta. Sì. Ripartiamo da dove ci siamo lasciati. Dai Mattia Bazzar, con cui ho fatto 6 anni in lungo e largo per il mondo. Abbiamo girato davvero tutto il mondo, perché loro sono molto famosi, e quindi io ho fatto delle esperienze incredibili. Abbiamo cantato ovunque, anche, guarda, una delle cose più belle che ricordo, in una partita allo stadio Kiev, Milan, e c'erano non so quante migliaia di persone. 5 dischi con loro e tante tournée, mamma mia com'ero giovane. Dopodiché a un certo punto era necessaria per me una scrittura mia, poter cantare e scrivere le mie canzoni, e ho cominciato a farlo. Ho fatto 2 album come solista, 1 live come solista, quindi sono usciti degli album che mi riguardano, Stato di Grazia, Un po' Mattia, Un po' No, che è il live con il DVD, dove omaggio anche Mattia Bazzar, e poi l'ultimo, Matrioska Italiana, che è un disco di cover, ma anche inedito. Ho cominciato a scrivere anche per altri, come Fiordaliso, La Lupa, tantissimi colleghi anche di musical. Ma ti piace più cantare o scrivere? Guarda, è come dire, ti piace più un figlio o un altro, vuoi bene a tutte e due, da ognuno prendi delle cose diverse, a ognuno dai delle cose diverse, perché sono caratteri diversi, non si può scegliere, come non saprei scegliere se a volte mi piace più stare sul palco di un teatro e recitare, perché anche la recitazione, che insomma ho scoperto tramite Alice nel Paese delle Meraviglie, non so se possiamo farlo vedere un attimo, è stato un momento molto importante. E poi con Renato Zero lo scorso luglio. Ecco, lo scorso luglio con Zeroschi è stata una delle più grandi esperienze della mia carriera. Lavorare con Renato, tout court, attaccati, proprio cantare insieme a lui, recitare con lui sul palco, non è cosa di tutti i giorni. Mi ha dato un grande spazio, ho affrontato 2 ruoli, morte e vita. Eccomi qua con lui, in Zeroschi, Solo per amore, questo fantastico spettacolo, e cantavo un brano che si chiama L'ultimo valzer, che veramente rimane
secondo me tra i più belli scritti per uno spettacolo musicale, da Vincenzo e Renato. Beh, perché sai, avere un pezzo scritto da Renato Zero e da Vincenzo Incenzo non è da tutti i giorni, insomma, quindi quando lo canto nelle mie serate provo sempre quella stessa emozione. Come provo emozione se penso ai 5 anni in Romeo e Giulietta, Ama e cambia il mondo, 5 stagioni teatrali accanto al grande David Zard per la regia di Giuliano Peparini, 400 e passa repliche. Insomma, io quando penso alle cose che ho fatto dico, però, oh, caspita. Pensa quando rivedrai questa puntata su YouTube, che emozione pazzesca. Sì, guarda Riccardo, non è però, facile parlare di se stessi. Per uno lo so, però il bello di questa trasmissione appunto che noi riconosciamo gli ospiti. Cioè il vero cuore di questa trasmissione è dedicare una puntata agli ospiti per tutto quello che fanno di bello e di buono nella vita. Certo. E quindi è meraviglioso sentirti parlare. Infatti io generalmente parlo un po' di più, sto parlando poco perché sono affascinato anch'io, come penso tutti quelli che ti stanno guardando. Sì, e poi nel frattempo continuare a fare l'insegnante di canto, perché io ho aperto una scuola che si chiama La Fabbrica del Cantante Attore, che è un format mio. Perché l'ho chiamato La Fabbrica del Cantante Attore, non diventiamo famosi e viva il successo? Perché prima di pensare a questo c'è da formare un professionista, che poi artista è una parola grande, un professionista dello spettacolo. Io li chiamo operai perché è dalle basi che si deve iniziare, poi la fortuna, l'aiuto delle persone giuste, trovarsi al momento, e poi anche, voglio dire, se sei tanto bravo prima o poi qualcosa fai. Ma il successo è qualcosa di ulteriore che non ti può prevedere neanche la maga. Anche perché è un mondo difficilissimo. È un mondo complicato, è un mondo, guarda, io voglio essere sincera, è un mondo dove a un certo punto devi scegliere se essere molto vera, molto vero fino in fondo come essere umano, oppure entrare in certi meccanismi. E non voglio dire essere biechi, perché sarebbe troppo duro questa cosa. Però devi stare attenta ad avere la diplomazia e l'intelligenza di muoverti in mezzo a delle strade molto impervie, questo lo posso dire. Guarda, io ti ripeto, rimango affascinato anche da come ti esprimi in questo, riesci a uscire in una maniera fantastica da questo mondo, io ho detto difficile, ho detto complicato, sei riuscita. Impervio, sì, ho imparato a essere diplomatica. Esatto, quindi hai imparato in questo mondo a essere diplomatica. Però naturalmente c'è una cosa che ti ripaga di tutto, intanto è l'afflato del pubblico. Non c'è emozione più grande per chi vuole stare su un palco dell'applauso finale che ti, guarda, ti ripaga delle fatiche, dei pianti. Io ho passato dei momenti molto duri anche nella mia carriera. Ma tutti i grandi artisti però passano dei momenti duri, sì. Perché non è facile rimanere sempre a un certo livello, sì, reinventarsi, rinnovarsi, cercare. Perché poi ci sono, immagino, dei momenti dove sei all'apice, poi dei momenti che inizi a scendere e dici devo risalire per ritornare a essere quella che ero. Cioè è un mondo difficile. È un mondo difficilissimo, però alla fine, guarda, quando tu smetti di lottare contro dei mulini a vento e pensi soltanto alla bellezza dell'arte, te la godi. Poi i risultati vengono comunque anche a latere, anche inaspettati da situazioni appunto disattese da te e che ti sorprendono in maniera molto, molto positiva. Roberta, la domanda che mi sono, io non mi preparo mai le domande, però questa me la sono preparata. Che cos'ha questo palcoscenico di Sanremo di speciale? Ma guarda, io ti devo dire che tutti quelli che salgono dicono, però tremano le gambe. Guarda, però io dopo aver fatto l'Arena di Verona e il Teatro Greco a Taormina, penso che Sanremo non è così pauroso come all'inizio può sembrare.
lì c'è una gara, è quello che ti fa paura, c'è la gara, la competizione e soprattutto un'aspettativa discografica, ci sono i discografici dietro che come stai, sei pronta? E 2 secondi prima di tutto bene, ecco, se me lo dici dopo magari adesso certo. Entro sul palco tranquillo. Quindi c'è molta pressione proprio. Beh, milioni di personaggi, di persone che ti guardano dalla TV, tanta pressione dietro. Anche perché io non sapevo, non lo pensavo, ma sarebbe trasmessa veramente in tutto il mondo. Io, sì. Questa è una cosa che io pensavo che era, invece ho saputo che la diretta di Sanremo è stata trasmessa in Cina, sì. Negli Stati Uniti. Assolutamente sì, sai, la televisione tu mi insegni, la fai. Io ti ringrazio adesso. Voglio dire, in tre minuti in quel palco lì devi rendere magari una preparazione di 2-3 anni di lavoro, capisci? Un disco si crea in 2 anni, in 3 anni se vuoi fare una cosa fatta bene, e in 3 minuti ti giochi magari una carriera anche. Quindi devi stare bene fisicamente, devi essere al top del top, molto concentrato. Poi gli ascolti a Sanremo non sono facilissimi. Uno pensa, sei nel gota della musica, ascolterai certo. La tua voce in maniera perfetta, invece microfonare tanti personaggi e microfonare gli strumenti e accordarsi con il timing nell'in-ear monitor non è semplice. Più semplice in questo senso il teatro, perché? Perché il teatro ti dà una dilatazione dei tempi, hai il tempo di stare in camerino, concentrarti, scaldarti, fare la tua prima scena. Ci sono dei tempi diversi, forse come nobiltà espressiva trovo il teatro più consono a una parte del mio carattere che è abbastanza mansueto, che desidera la tranquillità, mentre in televisione one shot, insomma. Esatto, one shot. Se canti live, naturalmente, certo. Se canti come in playback, te la puoi prendere comodissima. Senti, tu che hai fatto Sanremo, un'altra domanda che volevo farti è questa. Sei più d'accordo sul fatto che deve essere solamente la giuria popolare a giudicare un cantante, o è giusto che ci sia una giuria popolare e una giuria di tecnici? Allora, questa è una domanda molto interessante a cui dovrei pensare un po' di più di quello che adesso ti sto per dire. Però credo che la giuria tecnica, se ci deve essere e ci deve essere, debba essere solo di musicisti, discografici o produttori, cioè addetti ai lavori, ma proprio veramente molto specifici. Certo, i discografici dovrebbero essere non inseriti nel contesto della gara. Poi, perché certo. Magari se c'hai il tuo artista in gara è un conflitto di interesse. Il pubblico è sovrano dopo, quando ti comprerà nei negozi, quando ti sceglierà in radio, cambiando canale finché non trova la tua canzone, il pubblico ti sceglierà nei live, quando sceglierà di comprare un biglietto per venirti a sentire in teatro piuttosto che in un palazzetto. È certo che deve votare anche il pubblico, per l'amor del cielo, però io non sono in disaccordo sul verdetti che devono dare anche i tecnici, perché i tecnici hanno il loro perché. Quasi mai collimeranno le due opinioni, certo. Perché uno la vede dal punto di vista musicale e l'altro la vede magari di pancia, di istinto. È bene che sia così. Poi Sanremo è un momento in cui non devi pensare vado a vincere, vado a promozionare il mio prodotto. Certo. Questo deve essere importante. Anche se arrivi ultimo, tu hai fatto la tua vetrina. Roberta, non basterebbe 2 ore, qua abbiamo solo mezz'ora. Abbiamo già finito, che peccato. Abbiamo terminato. Oh my God. Però puoi tornare quando vuoi, così facciamo la seconda puntata di Roberta Faccani. Molto piacere, Riccardo. Tornerò. Io ti ringrazio veramente di avermi regalato questa mezz'ora di alta esperienza musicale. E con il mio ormai amico e compagno di viaggio Andrea, ti salutiamo, ti auguriamo veramente tanta fortuna per te, per il tuo futuro. Grazie, per il mio disco Matriosca Italiana. Per il tuo disco Matriosca Italiana e per tutto quello che farai in futuro. Ti ringrazio tanto e grazie di avermi voluto qui. Assolutamente sì. Un bacio a tutti. Questa puntata di Riconosciamola è terminata, ci vediamo alla prossima, arrivederci a tutti.
regalarti quello che vuoi tu. Quello che ho fatto lo sa solo Dio. Se ho già tradito non lo faccio più. Se non è facile che a questa età si perda il senso della fantasia, la convinzione che la libertà non sia soltanto un'altra malattia. Sarebbe stupido cambiare idea, far finta che non ci giochiamo più, poi ritrovarsi dentro una bugia che hai raccontato per non stare giù. Certo a qualcosa se non c'era, alcuni amici se ne andranno via, ma forse questo lo sapevi già, se poi ti accorgi che hai trovato la felicità. Ora che ho te, non voglio perdere nemmeno un attimo un amore che mi faccia vivere. Ora che ho te, io non conosco più il dolore, un battito del cuore che brucia dentro di me.